Mai una gioia. Mai una fottutissima gioia. Mai una gioia. Mai, 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 mai,
mai, mai, mai, nel momento decisivo, mai una gioia, mai, mai, mai. Mannaggia la miseria, mannaggia. Che poi porti a casa una sconfitta meritata contro una Juventus che per l'ennesima volta, grazie a Sarri, quello che vuoi, era riuscito, grazie a Sarri, la Juventus era riuscito ancora una volta a tenere fuori il giocatore più forte. Perché nella Juventus il giocatore più forte in assoluto, porco demonio, è Dybala. Dybala! In questa Serie A Dybala fa reparto da solo. È un giocatore a sé stante. Sarri era riuscito a tenerlo fuori. Era riuscito a tenerlo fuori, Sarri. E noi? E noi? Lo sfruttiamo? No, no, no. Noi ti tinta tanto, tu, ti tinta tanto. Non abbiamo creato un'occasione da gol. Ti tinta tanto, tunta tanti, tinti, tinta tanto, tunta tanta, tin. Non abbiamo creato un'occasione da gol in tutta la partita. Il tiro di Brozovic, se si può considerare occasione da gol, tiro di Brozovic, contro una delle Juventus più normali degli ultimi tempi, perché io ho visto contro una squadra normale, noi siamo riusciti a rivitalizzarli. Noi siamo riusciti a dire vai, siete forti, siete unici, siete fantastici. Quando invece abbiamo perso contro una squadra normale con un giocatore che è diverso dagli altri e si chiama Paulino Dybala, che è diverso, eh? Che a me sfottete Paulino, 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 sfottete, 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 ma chi poco poco il calcio lo mastica sa che Paulino Dybala è diverso, diverso, è diverso. Sarri è riuscito a tenerlo fuori, noi ne approfittiamo? No, 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 ma che stai, ma stai scherzando? Che noi approfittiamo? Ma stai scherzando? Ma no, ma vai a scherzare? Ma cosa dici? Approfittare? No! Vabbè, in questo momento è inutile, inutile aggiungere, perché non ho lucidità per fare un discorso sensato. Non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho la lucidità per fare un discorso sensato. Ma mi viene da dire una cosa che va a confermare quanto detto ad inizio anno. Che l'Inter ad oggi, da un lato io prendo, in questo momento di maggiore difficoltà, faccio i complimenti all'Inter, alla squadra, a Conte, a tutti, faccio i complimenti, perché vedendo la rosa, vedendo la squadra, vedendo la partita di stasera, dico una cosa, che siamo anche oltre, quanto già detto in passato, siamo anche oltre ogni più rosa aspettativa, siamo anche oltre, mi viene da dire questo, perché se Lukaku e Lautaro diventano giocatori normali e non fanno i supereroi come nelle altre partite, come da un mese a questa parte, che non fanno più i supereroi, noi diventiamo una squadra normale. Perché nel secondo tempo, tu quando devi cambiare un po' registro, cosa fai? Giochi con Mezzali, Gagliardini e Vesino. 4-3-1-2, quello che è, con Gagliardini e Vesino, Mezzali. E vuoi vincere lo scudetto? Con Gagliardini e Vesino, Mezzali? Vuoi vincere questo fottuto scudetto? No, non puoi vincere, non puoi vincere, non puoi vincere, non puoi vincere, perché la Juventus sarà quel che sarà, ma altri giocatori, perché la Lazio ha Luis Alberto, Milinkovic Savic e Leiva, che sono proprio di un'altra categoria, se pensiamo a Vesino e a Gagliardini, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto e con tutta la buona volontà, ma no, ma non puoi pensare, perché se Lukaku e Lautaro giocano come stasera, diventano giocatori normali, tu non puoi essere là, non puoi essere là, e il fatto che noi siamo là mi porta a dire tanto di cappello a questa Inter, mi porta a dire tanto di cappello, perché stiamo andando forse oltre, siamo andati talmente oltre che ci siamo paragonati all'imparagonabile. Questo mi viene da dire, questo. Poi inutile aggiungere altro, inutile aggiungere quanto visto, inutile prendersela con i cambi, con il cambio modulo, con il fatto che è evidente che non puoi giocare con della ripresa con questo qua, con Gagliardini e Vesino, ed evidente, è inutile dire che Sanchez non gli puoi far giocare 15 minuti, 20, quelli che sono a Sanchez, quando hai due cadaveri stasera, non due cadaveri lì davanti, e non puoi aspettare gli ultimi...
È evidente, ma al di là di questo non so che dire, non c'è, ripeto, abbiamo perso contro la Juventus, che sta là, ma non è, a mio modo di vedere, questa non è la Juventus più forte di sempre, era una squadra battibile, o per meglio dire, comunque una squadra con cui te la potevi giocare, in uno stadio vuoto. La situazione è quella che vengono da uno stato mentale, e non credo fisico, ma mentale precario. Te la potevi giocare, invece noi no. Quindi dico una cosa, che secondo me veramente siamo andati oltre. Quindi grazie così, grazie all'Inter, grazie a Conte, grazie al lavoro. E niente, se ne imboccano le maniche, quello che c'è da rimboccarsi, e si riparte. Si riparte, pazienza, pazienza. Chiedo scusa per lo sfogo, un grande abbraccio a tutti quanti, buonanotte. Thank you.